Buongiorno, mi occupo di Mimmo Palmieri, segretario generale della Camera di Cremona, al quale chiediamo quali sono i contenuti della manifestazione nazionale che la CGIL organizza il 20 di ottobre a Roma. Prego. Essenzialmente quella del 20 è un appuntamento molto importante per la CGIL perché innanzitutto sta a testimoniare la continuità della mobilitazione che la nostra organizzazione ha messo in campo in questo anno. Prima di ricordare che solamente il 28 di settembre c'è stato uno sciopero generale del pubblico impiego contro la spending review e contro quelli che sono i tagli ancora una volta nella pubblica amministrazione e anche nella sanità. Secondo appuntamento sempre di mobilitazione è lo sciopero del 12 di novembre per quanto riguarda la scuola e poi culminerà con la manifestazione del 20. Il 20 è praticamente il tema principale che ricorre, è quello di mettere il lavoro e la sua crisi nella centralità della discussione in questo paese. Sono più di 180 felle e vertenze ferme al Ministero, dove dietro queste vertenze ci sono uomini e donne in carne e ossa che stanno aspettando una risposta per quanto riguarda il futuro lavorativo presso le loro aziende. Insomma, tante tante vertenze aperte, con decine di migliaia di lavoratori che, come dicevo, attendono. Ma è anche un'iniziativa per ribadire la mancanza di una politica industriale in questo paese, sia mancanza industriale ma sia energetica, e di quanto sia importante che il governo invece intervenga a far sì che prima che ci sia una ripresa venga messo in atto tutte le possibilità per salvaguardare il nostro settore manifatturiero, il nostro settore industriale, perché il rischio che noi stiamo correndo è quello di una deindustrializzazione di tutto il nostro territorio nazionale, perdendo sia l'acciaio con i grossi problemi che si stanno in queste ultime settimane stiamo vivendo con l'Ilva di Taranto, la siderurgia e anche la mobilità interna, se pensiamo che non abbiamo più neanche un'azienda che costruisca pullman o bus. E pertanto una prospettiva non tanto felice di quando la speranza è che ci sia una minima ripresa, questo paese dovrà per forza di cose dipendere da altri paesi. E pertanto il ribadire di come questa manifestazione voglia rimettere in centro il lavoro che per noi diventa un fattore principale perché senza lavoro non c'è ripresa e non c'è crescita. E sotto questo aspetto la CGIL si sta già muovendo con una discussione che è appena cominciata ma che sfocerà in febbraio con la conferenza di programma dove la CGIL presenterà al Paese, alle forze politiche e sociali il nuovo piano del lavoro, dove veramente la CGIL metterà a disposizione una piattaforma di non tanto rivendicazioni ma di suggerimenti, di proposte per come sia possibile uscire dalla crisi a questo Paese. Ecco, ma la crisi a livello locale a che punto è? Come sta? Cioè, ci sono dei segni di miglioramento o di peggioramento? Assolutamente no, è stridente nel senso che intacca veramente anche le piccolissime aziende di cui non si parla, ma stiamo veramente toccando il fondo anche per quanto riguarda le cooperative sociali. L'ultima vertenza aperta purtroppo parla di 177 persone di una cooperativa all'Alternativa di Crema dove saranno costretti a perdere il lavoro. Ma il susseguirsi di crisi che stanno portando a termine anche con chiusure. Noi avevamo l'Aris Brocca di Crema, avevamo la Bini e ancora il Macrolegno di Scandolara, ma abbiamo anche la Cava Alberti, situazione in cui i redditi dei lavoratori attraverso quelle che sono le buste paga non vengono più recepite, nel senso che c'è un ritardo notevole nel pagamento delle spettanze. È una crisi pesante che non è solamente a livello nazionale, ma ha una ripercussione a livello proprio provinciale. Che difficilmente, se non vengono messe in atto quelle politiche nazionali che possono aiutare a controvertire questa crisi e portare l'Italia su un piano di crescita occupazionale, diventa difficile risolvere i problemi soprattutto anche sul nostro territorio per quanto riguarda la nostra provincia di Cremona. E la vicenda degli esodati a che punto è? Io penso che sia una cosa vergognosa, ma nel senso, senza fare retorica, bisogna che, e non lo stanno facendo, la parte del governo, appunto il ministro Fornero, dovrebbe assumersi la responsabilità di quello che ha combinato. Fare una riforma così già pesante per quanto riguarda i lavoratori, dirgli praticamente e obbligare i lavoratori a lavorare fino a 67, se non fino a 70 anni, includeva anche questa cosa che è diventata un pasticcio a livello nazionale, il lasciare fuori migliaia e migliaia di lavoratori che avevano sottoscritto con le proprie aziende accordi per essere messi in mobilità. Diventa un controsenso unico perché nello stesso momento che non si riesce a
risolvere una volta per tutte la questione degli esodati. Si dice che nello stesso tempo verranno licenziate 24.000 persone, uomini e donne, nella pubblica amministrazione, e potranno andare in pensione con le vecchie regole, prima della riforma Fornero. Ecco, questo è ancora indubbiamente un giochino delle parti per mettere il privato contro il pubblico e non è assolutamente giusto. Il problema è che il governo ha combinato questo pasticcio, il governo deve trovare le risorse necessarie affinché tutti i lavoratori abbiano la possibilità di avere una pensione o un reddito e che non siano lasciati in mezzo alla strada senza né pensione senza neanche un reddito. È una questione di dignità per uomini e donne. Quindi la critica al governo è ancora fortissima. È molto forte, anche perché vediamo che la stessa Commissione del Lavoro in Parlamento stava proprio ieri per presentare una configurazione di una riforma che potesse aiutare anche gli esodati a rientrare nelle tematiche per quanto riguardava il pensionamento, e la stessa Fornero addirittura è arrivata a dire in maniera poi senza neanche una ragione che si sarebbe dimessa, perché altrimenti i mercati internazionali si sarebbero rivoltati contro una seppur minima modifica per quanto riguarda la sua riforma della pensione. La critica è fortissima e il governo deve impegnarsi per trovare, come dicevo prima, le risorse necessarie.